Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e simpatia sui miei siti. Cari amici, mancano pochissime ore, se tutto va bene, alla partitissima, alla super sfida, alla partita delle partite Juventus-Napoli allo Juventus Stadium di Torino. Ma purtroppo sembra, tra virgolette, sembra che la partita sia a rischio. A rischio di che cosa? A rischio che non si giochi. E perché? Perché purtroppo tra il Napoli è venuto fuori un positivo. Esattamente Piotr Zielinski è positivo al coronavirus. E quindi con Zielinski positivo al Covid-19 rischia la partita Juventus-Napoli di saltare. Due giorni fa il Napoli è stato sottoposto al tampone, sia la squadra che lo staff tecnico. E la risposta era assolutamente negativa per tutti. E invece oggi è venuta fuori questa brutta e triste notizia. Piotr Zielinski, purtroppo positivo al coronavirus, mentre una positiva notizia ci sta ed è quella che Aurelio De Laurentiis è completamente guarito dal Covid-19. E allora quindi purtroppo, come dicevo, rischia veramente di saltare questa gara. Ma c'è da dire, come mai, mentre tutti i compagni di squadra stanno bene, solo Zielinski purtroppo è stato positivo al tampone? Io sinceramente penso che nella partita Napoli-Genova c'era ancora qualche positivo nella squadra del Genova, ma la partita è stata giocata lo stesso, perché purtroppo sono troppo enormi gli interessi economici nel calcio. E quindi per questo motivo, malgrado sapessero che oltre a Perin ci fosse qualche altro positivo nel Genova, la partita si è giocata lo stesso. E quindi ecco che Zielinski purtroppo risulta positivo. È anche vera un'altra cosa, però è un mio modesto pensiero. E cioè che in questo periodo, dove in Campania purtroppo attualmente abbiamo il triste primato italiano per quanto riguarda i contagi, sarebbe duopo, sarebbe quindi molto importante che i calciatori del Napoli si stessero a casa dopo gli allenamenti e non andassero in giro a fare la bella vita. Non lo so se questo è il caso di Zielinski, oppure Zielinski sia stato contagiato nella partita Napoli-Genova. Non lo so io, non lo sapete voi. Ma certamente quello di dire ai ragazzi state a casa dopo gli allenamenti, almeno in questo periodo di contagi numerosi, beh, sarebbe un consiglio che la società dovrebbe dare quasi per obbligo ai suoi calciatori. Ma sta di fatto, o per la gara Napoli-Genova o per la bella vita notturna dei calciatori, purtroppo Piotr Zielinski è positivo al Covid-19 e quindi si rischia di non giocarla questa super sfida tra il Napoli e la Juventus. Un'altra notizia, sicuramente lo sapete tutti, che ci sono stati i sorteggi per quanto riguarda l'Europa League. E per il Napoli certamente poteva andare meglio, però visto e considerato al di là delle squadre che se la vedranno contro il Napoli deve affrontare questa Europa League a testa bassa e con la benda davanti agli occhi, cioè senza guardare la squadra che affronterà. E quindi affrontare l'Europa League e questo turno che sembra un po' difficilotto con la convinzione che può sicuramente farcela e può superare il turno. Secondo me, anche se poteva andare meglio, sono certo che il Napoli supererà senza difficoltà
questo turno di Europa League. Ricordo, per chi non lo sapesse, le squadre che affronteranno il Napoli in Europa League. Una è il Real Sociedad, poi Alkmaar e poi Rijeka. Quindi Napoli non fortunatissimo per quanto riguarda i sorteggi di Europa League, ma secondo me, come vi dicevo, può farcela tranquillamente a superare questo turno. Poi, naturalmente, chi vivrà vedrà. Detto questo, per quanto riguarda i sorteggi dell'Europa League, ritorno purtroppo alla super sfida, alla partitissima tra la Juventus e il Napoli. Logicamente noi tutti, tifosi del Napoli e forse anche ai tifosi juventini, dispiacerebbe e non poco se la gara Juventus-Napoli fosse, come dire, rimandata, rinviata. Perché naturalmente tutta la settimana siamo stati con l'adrenalina della super sfida, concentrati in questa gara, con la voglia di vedere le due squadre affrontarsi, e quindi non sarebbe purtroppo una bella notizia se la partita venisse annullata. Però, cari amici, bisogna essere coscienti che purtroppo questo Covid-19 è un'epidemia, è una tristezza che non finisce mai. Tocca tutto, tocca tutti e tocca naturalmente anche il calcio. Già vedere gli stadi vuoti senza pubblico è assolutamente una tristezza infinita. Secondo me forse questo campionato non doveva proprio iniziare, perché ogni partita si contano nuovi contagi e quindi di questo passo rischiamo di vedere non solo Juventus-Napoli ma tante altre partite o annullate o a rischio. Ma per il momento non c'è niente di sicuro. Certo è che Juventus-Napoli è seriamente a rischio, ma al momento nessuna decisione è stata presa. L'unica cosa certa è che se si giocherà Juventus-Napoli, Zielinski, Piotr Zielinski, non sarà della partita. Quindi il Napoli, oltre ad Insigne, perde anche Zielinski e malgrado la panchina del Napoli sia ben fornita, credetemi amici, è una perdita, se si giocherà la gara, veramente che, insomma, mette il Napoli veramente a problemi, perché senza Insigne, senza Zielinski, si perde in attacco una grande potenzialità. È stato deciso anche l'arbitro per quanto riguarda Juventus-Napoli. Il direttore di gara sarà l'arbitro Doveri, un arbitro che già nel passato non ha lasciato dei buoni ricordi nei tifosi napoletani, perché si è macchiato sempre di errori arbitrali a sfavore del Napoli. Quindi parte male purtroppo questa super sfida tra la Juventus e il Napoli. Parte male con l'assenza di Insigne per infortunio, parte male con l'assenza di Piotr Zielinski per essere positivo al Covid-19, parte male anche per la scelta dell'arbitro Doveri. Comunque aspettiamo e vedremo, intanto prepariamoci al peggio e al meglio. Se la terna arbitrale farà il suo dovere, eventualmente la partita si giocherà, che vinca il migliore, naturalmente sperando che questo migliore sia il Napoli.